Storytime, Evoluzione Radio. Buongiorno amici di Storytime, sono Veronica e sono qui con Samuele che ci parlerà della sua professione. Ma prima, come sempre, vi ricordo che se volete ci potete trovare su tutti i social come Storytime Ufficiale. Buongiorno Samuele. Buongiorno. È un piacere averti qui. Piacere mio, grazie dell'ospitalità. Tu fai una professione che secondo me è bellissima, ti invidio molto. Sei uno scrittore. E sei al tuo terzo romanzo. Sì, il terzo romanzo l'ho pubblicato proprio pochi giorni prima del primo lockdown, dello scoppiare della pandemia, era il marzo del 2020 e il titolo è Iceland, si tratta di un giallo mystery. E di cosa parla esattamente? Ma in realtà ho voluto ambientare questo romanzo in una terra molto lontana, per certi versi misteriosa, per certi versi non completamente esplorata, che è l'Islanda. E ho voluto ambientare qui una storia molto, i cui protagonisti sono persone tutto sommato comuni, non eccezionali, con problematiche che si portano dietro dalla loro vita precedente. Sono soprattutto due personaggi italiani, un inglese e un islandese, proprio un nativo. E niente, ho deciso di ambientare questa storia in questa terra così, no, lontana, strana, molto eccentrica, molto defilata dai grandi scenari internazionali, proprio perché avevo, prima di tutto bisogno di una terra pura, di una terra lontana, di una terra altra e anche, come dicevo, appunto di una terra diversa, originale, che potesse essere il teatro, di vicende umane, anche sorprendenti, anche straordinarie, anche uniche. E quindi potremmo dire che questa terra, l'Islanda, è un altro personaggio del tuo racconto. Ma assolutamente sì, per me l'Islanda non è assolutamente solo una scenografia, ma è anche una sua vita propria, ha una sua memoria, ha una sua personalità, se così posso dire, ha un suo modo d'agire, e nel libro è molto evidente proprio dall'inizio alla fine questa caratteristica, ecco. L'Islanda è una terra che non dimentica, una terra che ricorda, ricorda chi ovviamente gli ha fatto visita, chi gli ha fatto bene, chi gli ha fatto male. È una terra ovviamente che, essendo pura, essendo lontana, è una terra che si difende anche e interviene anche nella storia, proprio nelle vicende della trama, ecco, soprattutto nella parte finale. Ma non solo, interviene anche con le sue forze, che sono comunque forze ancestrali, forze antiche, forze come per esempio i demoni, gli spiriti, che sono ancora comunque nella tradizione popolare dell'Islanda. Dunque l'Islanda come isola, come personaggio, interviene, fa agire le sue creature, influenzando anche il movimento e le azioni degli uomini, e dei personaggi. Dunque assolutamente un elemento vitale, vivente, che appunto poi, come dicevo prima, nel finale della storia fa andare la vicenda, certo, un po' come vuole lei, E quali sono le fasi principali che ti portano a concepire un romanzo? Allora, io di solito sono molto, quando comincio, nella mia testa a pensare una nuova trama, un nuovo libro, sono abbastanza legato a fatti che mi avvengono, a fatti che avvengono a me o avvengono come fatti di cronaca, come episodi, di cui sono o testimone o comunque episodi che leggo magari sui giornali, sulle riviste, che mi colpiscono molto. Io prendo spesso nota di questi eventi, apparentemente normali, ma in realtà straordinari, e poi comincio a metterne insieme tre o quattro, e poi tra di loro comincio a metterli in comunicazione, poi ovviamente insieme ai personaggi, insieme agli episodi ovviamente ci sono anche i personaggi che comincio nella mia mente, nella mia fantasia, lasciando anche molto lavorare, certo, la mia testa. Cerco un pochettino di mettere in relazione, di mettere in comunicazione questi personaggi, e poi, come dicevo, lascio molto, gioco molto di fantasia, ecco, lascio che magari alcuni spunti, alcuni episodi che mi colpiscono, a un certo punto vadano per la loro strada, si creino trame naturalmente, automaticamente, spontaneamente, poi di volta in volta io prendo sempre nota di quelle intuizioni, che posso avere nei vari momenti della giornata, di notte, di giorno, nei momenti più svariati, e poi piano piano tutti questi elementi messi insieme di solito formano una trama nel giro di solito il mio tempo tecnico è 2 anni circa, compresa la stesura, ecco, almeno per adesso sto mantenendo questo ritmo, e fin quando la ispirazione si manterrà cercherò di restare su questi tempistica,
E in particolare Iceland, come è nato? In che momento è stato concepito e scritto? Allora, Iceland è, in realtà, come anche gli altri due, in effetti, ha avuto un momento di, così, di gestazione, un po' di programmazione, un po' di progettazione abbastanza lungo. Dunque c'è avuto sicuramente un anno e mezzo circa, nel quale comunque io mi sono comunque documentato, mi sono interessato all'Islanda, ai suoi vari fenomeni, alla storia, alle leggende. E poi alla fine di questo anno e mezzo ho cominciato a mettere, a programmare, come faccio di solito, un canovaccio, uh-huh, di suddivisione in capitoli della storia. E poi ho lavorato sostanzialmente nella fase di scrittura poco, cioè solo un mese, però in full immersion, nel mese di agosto del 2019, proprio lavorando dalla mattina alla sera, e praticamente uscivo solo di notte praticamente in quel mese di agosto, e alla fine del mese avevo la prima stesura. Ecco, è un periodo, il 2019, appunto questo agosto 2019, che non era ancora stato, diciamo così, interessato da tutti gli eventi drammatici della pandemia. Certo. E perciò le problematiche erano molte, ma erano diverse ovviamente da quelle attuali oggi. E perciò era molto urgente la tematica ambientale, per esempio. Certo. Che sicuramente ha una parte importante. Fortunatamente ritornando, ovviamente, sfortunatamente in auge. Invece, progetti per il futuro? Allora, il progetto per il futuro è, ovviamente, come dicevo, un nuovo libro, sicuramente, che sono ancora in fase un po' di progettazione, di gestazione, come l'ho chiamata prima, e vorrei, mi piacerebbe, dopo vedrò se sarò in grado di farlo, spero di sì, passare al genere del thriller. È un'ambientazione stavolta italiana, e vorrei sperimentare, diciamo, questo nuovo genere, aiutandomi proprio con un'ambientazione in una città italiana del nord Italia che non voglio ancora rivelare per scaramanzia, però sarà, credo, una indagine personale mia sul bene e sul male, e sul bene e sul male della nostra società in senso lato, ma soprattutto in senso umano, diciamo, ecco. Questo è il mio progetto per il futuro. Quest'estate dovrei mettermi alacremente a scrivere e spero poi a settembre di avere qualcosa di concreto fatto, ecco. Te lo auguro, Samuele. Grazie. Possiamo ricordare i tuoi contatti? Certo, io comunque sono su Instagram, Samuele_Alinovi, sono anche su Facebook, Samuele Alinovi, ma anche Samuele Alinovi scrittore, e sempre Samuele Alinovi anche su TikTok. E volevo ricordare anche che Iceland, oltre ad essere cartaceo, è anche ebook, è diventato anche audiolibro scaricabile su Google Play, ed è anche, ho realizzato sul libro anche un trailer fatto di musiche originali composte da me, visto che sono anche musicista e pianista, e acquerelli anche appositamente creati da un artista milanese proprio per il trailer del mio. Quindi del mio voi libro. Che ci ascoltate, non avete scuse, avete tutti i mezzi per godere di quest'opera. Sì, il video è sul mio canale YouTube, comunque, per chi vuole andare a vederlo. Perfetto, grazie mille Samuele, grazie, è stato un piacere. Grazie dell'ospitalità. Amici di Storytime, anche questa intervista è finita, rimanete connessi per altre storie. Storytime, Evoluzione Radio.